Abbiamo deciso di organizzare questo sit-in. Io, vabbè, mi conoscete, sono De Vivo Arcangela, da un po' di anni avevo organizzato un comitato, una conferenza sanità alto tavoliere, chiamiamola anche comitato pro ospedale impropriamente, visto che c'era già un comitato pro ospedale già in azione su questo territorio. Questo comitato, causa Covid, diciamo che ha smesso un po' le sue attività, ma durante la mia carica amministrativa abbiamo dato vita a due consigli comunali monotematici sul nostro ospedale, ma ci sembra che nel frattempo le cose non siano molto, molto cambiate. Intanto vi ringrazio per essere qui presenti, siamo pochi o siamo assai, non lo so, siamo comunque una rappresentanza della comunità e della città che ha a cuore questo ospedale. Questo ospedale è così importante non solo per San Severo, infatti la conferenza che avevamo fatto si chiama Conferenza Alto Tavoliere, proprio perché il nostro ospedale, sapete benissimo, che diciamo, è il punto di riferimento anche per i paesi qui vicino, per cui dovrebbe essere una criticità attenzionata non solo da San Severo, ma attenzionata anche dai paesi più vicini, perché avere un ospedale così importante di primo livello in questa città deve rimanere una priorità per tutti i cittadini, per il primo cittadino e per gli amministratori in carica, perché non possiamo permetterci di far degradare il nostro ospedale. Ospedale di primo livello, ma per essere ospedale di primo livello devo avere anche le possibilità per rimanere ospedale di primo livello, perché se non ho attrezzature, se non ho medici, se non ho infermieri, osse e quant'altro, io come faccio a rimanere ospedale di primo livello? Per cui abbiamo deciso di organizzare questo sit-in, questa manifestazione, come la vogliamo chiamare, proprio per attenzionare ancora una volta le criticità presenti in questo nostro ospedale. Mi sono mossa al grido di aiuto del reparto di ostetricia e ginecologia, ma è ovvio che noi attenzioneremo e chiediamo al direttore generale di attenzionare non solo il reparto di ostetricia e ginecologia, perché sono in sofferenza anche tutti gli altri reparti. Ovviamente noi non abbiamo in questo momento gli strumenti per dire al direttore generale fa sta cosa e risolviamo il problema, però gli stiamo chiedendo di trovare le modalità, per esempio fare indire i concorsi, far sì che un medico o un infermiere o un operatore sanitario venga a San Severo, perché ci sia un contratto a tempo determinato, a tempo indeterminato e non solo determinato, non solo a chiamata. Quindi siamo qui affinché si capisca che le criticità dell'ospedale sono a cuore di tutti noi e che quindi non smetteremo finché la nostra, diciamo così, presenza, anche tutti i giorni se sarà necessario, a Foggia, a Bari, ovunque sarà necessario, affinché non siano soltanto parole, perché ci siamo stancati delle parole. Abbiamo letto, sono qui anche a nome del Comitato della Gentilezza che io presiedo, abbiamo letto poche ore fa
un comunicato dove Piazzolla ci rassicurava, ma noi non ci rassicuriamo finché non saremo sicuri che le cose sono cambiate, perché le parole, in questo caso lo scritto, visto che è stato proprio scritto, non ci rassicura finché non avremo veramente non vedremo veramente le cose cambiare, perché non è possibile. Il grido dell'ostetrice è stato: dottore, dopodomani non può nascere più nessun bambino a San Severo. Ma stiamo scherzando? Non è possibile una cosa del genere, un ospedale così importante dove non c'è un reparto di ostetricia che funziona, dove non c'è, vabbè, non voglio parlare di ortopedia, di pediatria, ma vogliamo parlare del pronto soccorso? Quindi siamo qui per rappresentare questo grido di aiuto. La nostra attività è ovviamente di supporto a quella dell'amministrazione, non vogliamo metterci in contrasto. Noi siamo ben contenti se il sindaco e l'amministrazione in toto comincino a fare attività seria, però, e non soltanto dicendo mo che cos, mo basta, mo è arrivato il momento di passare ai fatti. Quindi noi speriamo che con questa piccola rappresentanza, questa grande, piccola, non so come ci possiamo considerare, con questa rappresentanza il nostro grido arrivi dove deve arrivare. Deve arrivare a Foggia, deve arrivare a Bari, ma perché no? Anche dal nostro ministro Speranza, visto che abbiamo un nostro ministro che ci rappresenta degnamente a livello di sanità. Quindi vogliamo assolutamente che le cose cambino. Basta, non ce la facciamo più, l'ospedale è proprio allo stremo. Ma non mi voglio dilungare, voglio passare la voce magari a qualche operatore sanitario che magari ci può dire personalmente come stanno le cose. Quindi invito qualche operatore sanitario a dire la sua parola. Tu vuoi dire qualcosa? Passo la parola al consigliere, nonché presidente della Commissione Sanità. Giustamente condivido quello che ha detto la dottoressa De Vivo. Basta con le parole, siamo stanchi. Soluzioni provvisorie come l'hanno trovata poche ore fa non ci vanno bene. Più di questo ho la voce, sì, ho la voce un po' bassa. Noi vogliamo in pratica delle soluzioni definitive, quelle provvisorie non ci vanno bene più. Logicamente, come diceva la dottoressa, non solo ginecologia, sono un po' tutti i reparti che devono essere attenzionati, quindi vogliamo soluzioni definitive, basta parlare. Siamo stanchi sempre delle solite parole, vogliamo i fatti. Quindi dobbiamo solo risolvere questo problema e toglierci l'identità, cioè vedere che un domani non potrà più nascere nessuno a San Severo, non essere scritto sulla carta d'identità nato a San Severo è gravissimo, quindi vogliamo un'azione definitiva. Non è questo, però fa parte sempre della nostra identità. Sì. Adesso diamo modo. Sì, ci vogliono i concorsi. Giustamente, come ci vuole? Una lei ha fatto il sindaco. Adesso vediamo. Però ragazzi, noi siamo qui per essere di supporto anche all'amministrazione, anche al sindaco, che sta comunque, vi garantisco, sta facendo le sue dovute mosse. E ve lo stiamo dicendo anche noi, e quindi il nostro deve essere un grido senza fare troppe polemiche, insomma. Noi stiamo lavorando per risolvere il problema, voi lo sapete da anni. Comunque passo la parola ad Anna Rita. Va bene, io sono, oltre ad essere un'infermiera, sono anche una rappresentante sindacale, purtroppo lo devo dire per evitare ripercussioni successive. Sì, dunque, noi abbiamo vissuto questi due anni, gli ultimi due anni, come un incubo vero e proprio, perché il nostro ospedale è stato trasformato in ospedale Covid, molti reparti hanno dato assistenza ai malati di Covid. Una volta che il Covid si è dileguato e insomma si è risolta la fase critica, ci siamo svegliati da questo incubo e abbiamo scoperto quello che la realtà
era peggio dell'incubo, per cui medici, i vari medici specialisti completamente assenti, un reparto che ha chiuso, la pediatria che sta spirando, a questo si è aggiunto anche l'ostetricia e insomma la situazione è non critica, io penso che stiamo proprio alle ultime battute finali. Se non si prendono dei provvedimenti seri, giustamente come diceva la dottoressa De Vivo, io finora di provvedimenti seri, reali, non ne ho visto, sono tutti sono delle soluzioni che servono a tamponare questa fase critica, ma che non risolvono nel tempo questa situazione così grave, non la risolvono assolutamente, è un tirare a campare per qualche mese, per un paio di mesi, ma non risolvono assolutamente. La cosa che bisognerebbe invece capire, a mio avviso, è quale sia la volontà politica regionale, perché qui quello che manca è la volontà della regione, vogliamo capire questo. Dobbiamo chiedere che il paese venga qui, se ha la facoltà di poter assumere delle decisioni, questo non lo sappiamo, visto le esperienze che abbiamo avuto con i precedenti assessori alla sanità regionale. Quindi vogliamo che ci sia, che venga espressa chiaramente la volontà politica della regione e con i fatti, perché le soluzioni, di soluzioni ce ne sono tante. Chi ha detto che non possiamo attingere dalle graduatorie extraregionali e ci dobbiamo accontentare solo di quelle regionali? Chi ha detto che non si possono attivare dei concorsi di mobilità? Perché non fanno questo, sia regionale che extraregionale? Cioè bisogna mettere in campo tutte le possibilità che ci sono per fronteggiare questa gravissima situazione, la situazione che porta alla chiusura di questo presidio, ed è una cosa gravissima. Poi no, è inutile che facciamo venire la Morgese a fare la passerella. Questi sono fatti gravi che incidono anche nei rapporti tra i cittadini. Bisogna evitare che si scenda ancora più in basso. Bisogna portarlo su sto benedetto paese, non affossarlo. Allora ascoltate, sono questioni complesse. C'è la politica, c'è la gestione del personale, ci sono i ceti professionali. Un medico competente per quale motivo dovrebbe venire all'ospedale di San Severo se non trovando un contesto sociale attento, attivo, dove c'è programmazione, dove c'è volontà di investimento? Allora l'angolo visuale degli operatori sanitari ci interessa, è fondamentale. L'angolo, la visione della politica ci interessa, perché come ha detto molto opportunamente, l'interlocutore non è il politico avverso che dobbiamo criticare, siamo venuti qua per dire contro Di Miglio, contro gli altri, non ha senso. Il vero interlocutore politico è Emiliano e la Regione Puglia, chi l'andrà a guidare. Allora qual è l'angolo visuale, perdonatemi cari operatori sanitari, che manca? Manca la cittadinanza, mancano i bisogni delle persone comuni, normali. Uno che si rompe una gamba viene al pronto soccorso e lo sbattono a Cerignola. Una signora non di San Severo, ma di San Paolo, di San Nicandro, di San Marco, di Rignano, deve partorire e non si capisce dove lo dovrebbe fare. Allora, quindi, questa iniziativa meritoria che ha voluto coinvolgere la cittadinanza, che ha voluto tirare fuori questa problematica dall'ambito ristretto dei competenti,
I competenti sono fenomenali, fondamentali, ma guai lasciare le questioni di interesse generale solo ai competenti. È un limite. Noi vorremmo, cara Arcangela, grazie a questa azione meritoria che sicuramente devono vedere sempre gli operatori della sanità al primo posto, che questa attenzione fosse più lenta e più lunga nel tempo, perché quel documento che Piazzolla ha firmato e che ha mandato oggi pomeriggio, a 2 ore da questa manifestazione, non è una testimonianza di forza, è una testimonianza di furbizia sicuramente, ma di debolezza. Cioè, qual è il problema? Se noi come cittadinanza, come comunità, non interveniamo, non facciamo protesta, non diamo fastidio, questi ci faranno passare come un carro armato le loro decisioni, se ne fregheranno di Miglio, dei sindacati. Io immeritatamente rappresento la CGIL, ci tengo a dirlo, o altre strutture. Noi abbiamo bisogno innanzitutto che nessuno si metta la patacca sul petto di quanto è bravo e quanto lui da solo in gamba. Da solo non otterremo nulla. Noi dobbiamo mettere insieme operatori sanitari, forze sindacali, opinione pubblica, l'associazionismo. San Severo da questo punto di vista, ma davvero una cosa spettacolare, ci sono decine e decine di associazioni. E perché lo dobbiamo fare? Perché noi abbiamo un compito: preservare questa struttura sanitaria che serve tutto l'Alto Tavoliere, il Gargano Nord e il Subappennino Nord o i Monti Dauni. Quindi è un fatto che anche la signora che mi ha preceduto prima ha detto molto bene, cioè è la qualità complessiva di questa nostra terra che viene ad essere, come dire, condannata da... Manca il lavoro, c'è la delinquenza, c'è affanno, le attività economiche languono, ci levano l'ospedale, i giovani si laureano e se ne vanno. Ma di quale territorio stiamo parlando? E allora l'ospedale e la sanità, dopo 2 anni di pandemia, è uno di quei presidi di civiltà, di servizio alla comunità, che noi dobbiamo difendere con le unghie e con i denti. Quando dico noi, dico i vecchi pensionati come me che hanno bisogno di assistenza, le giovani mamme che vogliono partorire, chi si rompe una gamba perché deve andare in ortopedia. È un bisogno diffuso, generale, e ringraziando Dio non è proprietà di nessuno, perché ci ammaliamo tutti allo stesso modo. Quindi vi invito a tenere uno spirito unitario e poco polemico, perché la polemica in questo per il momento fa il gioco di Piazzolla. Piazzolla ringrazierà molto i polemici. Sono Angela Donofrio, sono pediatra in questo ospedale, lo faccio da tanti anni e ho cercato di guardarmi intorno e capire come mai fossimo caduti così in basso, perché sì, è vero che non sono stati fatti concorsi, però è pur vero che la gente non vuole venire a San Severo, un po' per tutto quello che ha detto Gino Annolfi poco fa, ma non solo per quello. Io ho cercato di capire un attimino da dove, quale fosse stato il momento in cui la situazione era precipitata, e il momento in cui è precipitata è stato a una data precisa, ed è il 1 febbraio del 2007, ovvero sia il giorno in cui è stata istituita la ASL provinciale. Che cosa è successo con questa ASL provinciale? Che chiaramente il direttore generale e chi per lui aveva possibilità di spostare il personale dove voleva nell'ambito della ASL. Questo ha fatto sì che laddove c'era una forza politica predominante, e questo devo dire è stato nella città di Cerignola, il personale è stato spostato in maggioranza, la maggior parte a Cerignola. Qui i concorsi non si sono fatti, qui la gente non vuole venire, i pediatri in particolare non vengono, perché siamo sul confine.
In passato hanno istituito la scuola di specializzazione a Foggia e hanno fatto specializzare in pediatria i baresi. È chiaro che il barese non viene a San Severo, tuttavia arriva a Cerignola, ma a San Severo non viene. Poi che cosa hanno fatto? Cioè, ormai hanno fatto, lo sapete tutti quello che è successo con la pandemia, hanno conteggiato i numeri di posti letto, i posti letto dovevano essere al 3 per 1000, 3,5 per 1000, mentre in Germania sono all'8 per 1000, e quindi ci siamo trovati in carenza di posti letto. Facendo i conti sulla popolazione, San Giovanni Rotondo e l'ospedale di Foggia, con quel numero di posti letto, hanno i posti letto sufficienti per tutta la popolazione. Adesso quello che è successo con la pandemia, si sono accorti che forse i posti letti di rianimazione, i posti letto di altre strutture erano pochi, per cui forse dobbiamo aumentare, dobbiamo vedere come fare. Però ormai ci troviamo alla canna del gas, in tutti i sensi, e non solo per questioni di guerra. Ci troviamo proprio alla canna del gas perché le altre ASL si sono organizzati, le altre regioni hanno fatto concorsi, hanno praticamente rastrellato tutto il personale disponibile, nel senso che gli specialisti che dovevano venire a lavorare qua, casomai qualcuno ce ne fosse stato, ormai lavora altrove, se si inserisce in un altro contesto non verrà più a San Severo. Quindi non lo so quali soluzioni debbano prendere, però devono essere delle soluzioni urgentissime. Quelle che ha suggerito la Cristino è una cosa molto valida, nel senso che devono guardarsi intorno, devono fare tutte le mobilità possibili, altrimenti è chiaro che noi non potremo andare avanti. E non è che l'ostetricia non funziona, l'ostetricia non ha medici, c'è poco da fare. La pediatria non ha medici, in ortopedia non ci sono medici. Gli anestesisti non so fino a quanto durano, per cui è chiaro che andremo a esaurimento per forza di cose. Quindi l'impegno della cittadinanza ci deve essere continuo, perché è l'unico modo per stare sul collo, proprio col fiato sul collo sui dirigenti, è questo. Tra l'altro ci aspettiamo pure che cambi il disco, che cambino i capi, il direttore generale e tutto quanto. Io non so se riusciamo a ottenere qualcosa nel breve tempo disponibile, altrimenti non lo so, ci vedremo a Foggia, che vi devo dire. Buonasera. Solo due parole, io ringrazio tutti. Io vorrei sapere se abbiamo un bambino con le convulsioni, dove va? Se abbiamo una donna con un'emorragia interna, dove va? Al tempo che arriva a Cerignola o intorno, sono morti. Solo abbiate coscienza di far venire i medici e di non far chiudere il nostro ospedale di primo livello, pulizia, assistenza e medici, quelli vogliamo. È cultura, grazie, grazie a tutti. Buonasera a tutti e a tutti, sono Santino, ne approfitto perché mi hanno già preceduto, il rappresentante della CGIL, sono dalla USB. Allora, questa che dovrebbe essere una vera e propria battaglia per la dignità e per i diritti di questo territorio è una battaglia che è iniziata 6 anni fa. Molti di voi forse non ricordano quando ci fu addirittura 7 anni fa, diciamo, perché no, vabbè, stiamo parlando che è appena uscito il decreto 70 del 2017, che poi gli scempi l'abbiano fatto negli ultimi 30 anni, questo è un altro discorso ed è vero, perché negli ultimi 30 anni hanno tagliato posti di lavoro e hanno tagliato risorse per la sanità. Detto questo, 7 anni fa, quando uscì il decreto, San Severo, secondo quel decreto, doveva essere ospedale di base, quello che è diventato, anzi oggi non è nemmeno un ospedale di base, è peggio di un ospedale di base. Dopo una vera e propria guerra che c'è stata, con una manifestazione fatta soprattutto dai ragazzi delle scuole qui a San Severo, su pressione un po' di tutti, decisero a livello regionale che San Severo doveva essere un ospedale di primo livello. Qualcuno all'interno dell'amministrazione gridò alla vittoria, noi andammo cauti
e dicemmo già allora che per essere un ospedale di primo livello ci dovevamo mettere nelle condizioni di esserlo. Nelle condizioni di esserlo, quali erano queste condizioni? Quelli di mettere comunque quei reparti ospedalieri che il decreto 70 dava agli ospedali di primo livello, che a San Severo non c'erano, e soprattutto il personale. Col senno di poi avevamo ragione a non contare vittoria in quel periodo. Però ecco, noi dobbiamo essere pure pratici, cioè nel senso che, giustamente come diceva il rappresentante della CGIL, se non c'è l'input da parte della popolazione che se ne accorge dei danni che stanno subendo questo territorio a livello ospedaliero soltanto nel momento in cui ne ha bisogno, significa che veramente non abbiamo capito niente, perché veramente prima o poi ne avremo tutti quanti, fortunatamente o sfortunatamente, bisogno del presidio ospedaliero, e ce ne accorgeremo dei danni che ci stanno facendo solo nel momento in cui attraverseremo quelle porte lì. Allora noi dobbiamo anticipare questi dati qua. E come li anticipiamo? Noi 2 mesi fa facemmo un presidio vicino all'ospedale con volantinaggio, dove appunto dicevamo tutto quello che non andava nel presidio ospedaliero, compreso la probabile chiusura della pediatria, che poi in effetti è chiusa, nonostante che ogni tanto mandano qualche medico da Cerignola piuttosto che da Manfredonia a fare soltanto ambulatorio, da Bari addirittura, peggio ancora. Detto questo, dobbiamo essere pratici. Noi 2 mesi fa, durante un incontro che abbiamo avuto nella sala consigliare del comune di San Severo, facemmo 2 proposte, una al sindaco e l'altra la facciamo liberamente ai cittadini di San Severo. Al sindaco dicemmo: per il momento ha il mandato da parte sia dell'amministrazione che dei cittadini di andare a contrattare, di andare a parlare, a sbattere i pugni sul tavolo verso la regione per far rispettare questo territorio. Se non ce la fai, allora un'azione forte da parte di questa amministrazione, come di tutte le amministrazioni del territorio, perché non ci dimentichiamo, San Severo serve tutto l'Alto Tavoliere, compreso il Gargano Nord, dovrebbe servire. Allora noi diciamo al sindaco: nel momento in cui le cose vanno male con l'amministrazione, tu devi avere il coraggio di firmare le dimissioni e portare la tua fascia a Emiliano piuttosto che al Ministero della Salute. Insieme a te verremmo tutta San Severo. Noi dobbiamo organizzare uno sciopero, se siamo in grado come cittadini di aderire a una cosa del genere, facendo una serrata per un giorno, 2 giorni, quello che è. Però questa cosa deve esplodere, perché se non ci muoviamo come cittadini, il rischio reale è che domani, anzi già ieri, ci hanno chiuso questo ospedale, e dipende soltanto da noi, dalla nostra volontà di tenerci quello che ci spetta di diritto, che è un diritto costituzionale, il diritto alla salute. Grazie. Se non ci sono altri interventi, scusate, come non detto. No, non volevo prendere la parola per il semplice fatto che davo per scontato che il comitato con l'amico Sande, nato 8 anni fa, già manifestammo allora la preoccupazione per il nostro ospedale, perché in effetti quel decreto delineava per la nostra città, per il comprensorio, dei tagli precisi, chiari, netti. E a dire da qualche critica, se non la facciamo, perché lo spirito unitario dopo 2 anni lockdown, penso che sia necessario, indispensabile che questa città si svegli. Si svegli per il semplice fatto che non possiamo non dimenticare, perché qua si parla PNRR, cos'è? Molti non lo sanno, qualcuno lo sa, ma una cosa è chiara, quello che si dice è che questo PNR vuole ripristinare i cosiddetti ospedali di prossimità. Io questo ho letto e mi rivolgo soprattutto ai medici. Li chiamano di prossimità, vuol dire, chiedendo agli esperti del settore, sono ospedali vecchia maniera. Allora, quando si dice la regione o non regione,
Io non è che me la voglio prendere proprio direttamente con il commissario, non so cos'è, direttore generale, che molto spesso è venuto in consiglio comunale a prendere in giro il consiglio comunale unitamente al comitato che si era costituito a favore di questa città. Questa è la verità. E la cosa che mi fa ancora più specie è quando io ascolto dei rappresentanti del popolo, dipendenti della ASL, i quali manifestano preoccupazione, così come ho ascoltato, su eventuali ripercussioni. In democrazia ripercussioni, in Italia le ripercussioni se un cittadino, perché se organizzo la cosiddetta customer satisfaction e lo fanno io non lo sapevo cos'era, poi l'abbiamo studiato come spesso faccio con umiltà, abbiamo capito il gradimento dei cittadini sui servizi che vengono erogati. Ebbene, io sono un dipendente dell'ASL, ero un dipendente delle ferrovie, ma non possiamo non dimenticare che nella qualità di dipendente siamo pure fruitori di quel servizio. Allora io mi chiedo, se uno non se la sente per paura di qualcosa nel svolgere il suo ruolo, si deve mettere da parte, perché questa città, questo comprensorio, a prescindere dai colori politici, perché non possiamo più parlare di colori, visto un governo arlecchino che vengono continuamente, allora noi non possiamo, né ci dobbiamo, allora io lo dico ai cittadini, ci dobbiamo svegliare. Quelle comunicazioni fatte a 2 ore da questo CD, è vero, è una presa in giro, perché non è la prima volta. È successo con la pediatria, è successo con la ginecologia, è successo ultimamente con la ortopedia. Qua pare che nessuno ha più il coraggio di parlare. Ognuno ha paura di qualcosa e non so di che cosa. Noi stiamo parlando di servizi per i cittadini. Qui c'è uno stato di terrore, ma proprio di omertà, che è impressionante. Io non so se questo è grazie al lockdown. Allora, io non ho problemi, perché quando sentivo il rappresentante del sindacato, io ho fatto prima sindacato, poi ho fatto altre cose, quindi uno spirito combattivo che mi appartiene, se vogliamo. Ma io penso che dobbiamo riscoprire, rispetto a questi cosiddetti burocrati, che fanno i calcoli solo con la penna, 2 più 2, ma alla fine sono i loro risultati personali quelli che contano. Noi dobbiamo invece incominciare a parlare dei risultati della città. Una presa in giro, la mobilità da Cerignola a San Severo, l'ortopedico che arriva da Manfredonia. Noi avevamo un primario ortopedico che è scappato. E parliamo di ortopedici che vengono qui in mobilità per qualche ora. Allora io lo dico al Consiglio Comunale, c'è pure qualcuno, visto che ho partecipato. Qui, consiglieri, qua ne va della città. Questa città, questo comprensorio ormai è alla frutta. O ci risvegliamo e riscopriamo quello che è il valore vero di questa città, perché la città ha espresso tanto negli anni, e alla mia età dobbiamo riscoprire questo. Quelle letterine fatte, non è la prima volta che arrivano i consigli comunali, quelle pseudo comunicazioni sono delle prese in giro vere. Basta, noi dobbiamo dire basta con la discussione democratica, ma noi dobbiamo ripristinare l'ospedale, è di tutti, l'ospedale ci vado io, ci possiamo andare tutti quanti, noi dobbiamo ripristinare, lo dobbiamo pretendere, altrimenti noi veramente possiamo fare delle manifestazioni, ma non solo. È vero che questo comprensorio non è più rappresentato, ma noi ho finito, se vuole il microfono glielo do. Quindi io prego ai tanti amici di riprendere quelle iniziative di 10 anni fa, 8 anni fa se non ricordo male,
abbiamo costituito il comitato, poi si è sbagliato l'amministrazione, poi tutti insieme, ma noi non abbiamo guardato i colori, abbiamo cercato di pagare quelli che erano gli interessi veri della città, cerchiamo di riprendere quelle filiere. Ma ripeto, quelle prese in giro che fa due mesi da questa manifestazione, io prego il commissario, perché il commissario deve sapere che forse la coppa non è manco sua, ci sono delle volontà precise regionali e questi rappresentanti regionali che vengono qui a prendersi il consenso e poi utilizzare altre parti, noi siamo stanchi, siamo stufi e dobbiamo pretendere quello che questo comprensore merita. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Gianfranco Di Sabato, dirò pochissime cose. Questa, nel 2015 siamo andati in consiglio comunale a chiedere le stesse cose di questa sera qui e c'era in più la cucina, forse ve lo siete dimenticati, c'era il problema della cucina che nonostante funzionasse, nonostante ci siano i pareri dei carabinieri che era tranquillamente a posto, però si doveva chiudere la cucina. Allora il problema è che noi qualche volta i politici, ci metto anche io nel mio piccolo, vanno semplicemente studiate le formule giuste, corrette. Non mi si venga a dire, mi dispiace per l'amico che conosco bene, il sindacato, la questione Cerignola che attrae più di San Severo, io non la posso sentire. Cioè sentire che Cerignola è ambita rispetto a San Severo, non ci credo ma neanche, ma per nessun motivo. Cioè non ha senso e non può essere che le persone da Bari possano andare a Cerignola come se i laureati stanno fino a Bari. Poi dopo di Bari non ci sono più, l'ha detto poco fa anche la dottoressa che dice appunto prendiamola dalle altre regioni, non c'entra. Il problema qui è dei concorsi. L'ho sentito tante volte quel dottor Piazzolla, il quale ogni volta nella sua sfinge dice sempre purtroppo qui a San Severo non vuole venire nessuno, qui a San Severo ogni volta... Ma se non ci sono i concorsi, ogni volta che si fanno i concorsi ci metto fra due anni, noi non li sappiamo le questioni, forse le sanno anche loro che non possono parlare. Se tu metti un concorso e dopodiché dopo due anni pensi che quel medico, magari anche bravino, possa stare qui, non voglio tornare a parlare dell'ortopedico perché l'hanno già detto, era di San Severo, è bravo, ma non gli hanno dato nessuna possibilità di poter fare, di andare a fare lì senza nulla. Una persona che ama il suo lavoro non può andare lì a stare ferma in attesa che gli si compra quel macchinario o quell'altro che gli è stato promesso. Vuol dire che questo staff che c'è non funziona e così neanche il politico regionale, che poi c'ha tante cose in mente, e in questo caso sarebbe Emiliano, deve preoccuparsi di dire togliamo questo personaggio che, ripeto, dal 2015 sempre Piazzolla c'era, non è cambiato niente e peggiora, ce ne deve dare un altro che magari ha le stesse qualità, spero di no, che però si preoccupi che San Severo non è inferiore a Cerignola. E aggiungo, mi sono sentito per questioni sempre politiche, proprio per quanto riguarda gli ospedali, c'è lo stesso problema a Mampedone, ma c'è lo stesso problema a Cerignola. Noi dobbiamo parlare con tutte e tre, non si può fare un discorso separato. Cerignola, San Severo e Manfredonia ci devono ascoltare, devono decidere alcune questioni e decidere anche chi è che può venire qui e chi è, perché se no questa cosa non se ne esce, non se ne esce. Però una cosa è certa, forse l'aveva detto in maniera, l'ho detto questa mattina nella commissione appunto della sanità nostra, la questione che a San Severo non possono più nascere bambini non è una questione di dice ma sono solo quello ti preoccupi, no, però che non ci possa essere più bambini di San Severo, che invece nasceranno a Foggia, non lo so, a Ponte, magari a Cerignola o a Termoli, come adesso sta succedendo anche, non si può sentire. Quindi San Severo così negativa non deve passare, anche non va detto ma quelle qui non funzionano, abbiamo una cosa che non va. No, amico mio, io ti rispetto perché ti ho visto nella scuola, sei una persona in gambissima, ma se lo continuiamo a dire noi stessi, alla fine ci crediamo e succede come magari succede adesso per la festa, noi siamo l'etichetta nera, addirittura, ve lo dico spassionatamente, il ministero ci conosce in maniera negativa per i fuochi, ma non è così. Invito tutti quanti appunto ad avere una visione diversa di San Severo. Prima noi di San Severo ci dobbiamo volere bene, dobbiamo avere il nostro ospedale e chi è che si deve occupare, compreso Emilio, non lo voglio leggere ma l'avevamo scritto nel 2015, lo dico velocemente, guardate, così per curiosità, no, le ha legge, così ci rendiamo conto di quello che, guarda, c'è scritto,
L'ospedale di San Severo sta morendo, tu l'attacco del Movimento 5 Stelle, Emiliano è meglio. Sempre la stessa cosa, non è cambiato niente, ma devono fare semplicemente i concorsi, quello dice la legge, siamo di primo livello, facessero 20 concorsi, 30 concorsi, i medici in Italia ci sono. Poi se vengono qui li devono mettere in condizione di poter operare, non gli devono dire ma chi te l'ha fatta fa, perché se gli si dice tutti i giorni chi te l'ha fatta fa, qui ce l'ha. Quindi ho terminato, scusate anche la parte del vernacolare, ma amo la mia città, amo il mio ospedale, ci devono stare così. E non deve essere la ferrovia, appunto, quando l'hanno già fatto con la stazione ferroviaria. Grazie. Io per conto della CGIL devo ringraziare gli operatori sanitari che la settimana scorsa, di fronte a un'evidenza in cui 4-5 dei diversi settori, operatori sanitari, sono stati trasferiti perché non avevano un contratto a tempo indeterminato, sono stati trasferiti ad altre realtà, San Giovanni, Bari, dove si sono stati trasferiti perché a fronte di un interesse generale che è quello del contratto a tempo indeterminato, con un contratto a tempo determinato, di fronte all'evidenza che eventualmente questo trasferimento poteva portare immediatamente, già dal mese di aprile, la chiusura di questi reparti per mancanza di personale, si sono mobilitati queste persone e hanno chiesto un incontro al sindaco, che immediatamente il sindaco ha dato la piena disponibilità, ha incontrato, e in quella fase, in quell'incontro, hanno allargato la partecipazione, l'invito a partecipare a tutti i sindacati, associazioni eccetera. Dei sindacati solo io ho partecipato, gli altri non hanno partecipato, non so se non erano stati, può darsi che non sono stati avvisati, chiedo scusa, può darsi che non sono stati, non è arrivato l'invito, a noi è arrivato e non mi ho partecipato. Nell'occasione abbiamo avuto l'incontro con il sindaco e tutti gli operatori sanitari, c'era la responsabile o comunque diciamo sensibilmente la dottoressa Arcangela De Vivo, che ha partecipato in quanto comitato ospedale, difesa dell'ospedale, e in quell'occasione diciamo è stato subito lanciato l'allarme, dobbiamo dirlo. Il sindaco immediatamente ha riportato le preoccupazioni degli operatori sanitari, le nostre preoccupazioni, e ha interloquito con il presidente, che eventualmente, a fronte, dobbiamo dirlo, della iniziativa di Arcangela di fare questo sit-in, oggi pomeriggio abbiamo avuto un comunicato che va, diciamo, insomma, come hanno detto altri, va nella direzione di dire va bene, provvediamo a sostituire il personale che è stato trasferito con un personale a straordinario, a trasferta da Cerignola, insomma, lo mandiamo a San Severo. Non è questa la soluzione che noi vogliamo, non è questa la soluzione che vuole San Severo, non è questa la soluzione perché l'ospedale sia di primo livello, perché se deve essere di primo livello ci devono essere tante altre condizioni che bisogna determinare. Queste condizioni non possiamo lasciarla così, insomma, a dire che lo diciamo in piazza. Per la verità, sinceramente, lo voglio dire, a fronte anche di una sensibilità che in tante occasioni ha dimostrato San Severo rapporto all'ospedale, io personalmente ho mandato 1000 inviti, diciamo attraverso il web, che è strumento che abbiamo a disposizione. Io stasera mi aspettavo, a fronte anche di tante sensibilità che si dimostra, che diciamo, la piazza fosse ancora più piena. Però diciamo, ecco, se vogliamo, come prima occasione può essere già utile per dire che prossimamente, perché come diceva Gino Annolfi, la questione non è come sappiamo sparare al meglio tutte le cartucce che abbiamo, tutto il fiato che abbiamo, la rabbia che possiamo, insomma, dimostrare. Forse la dimostriamo più sul web che qua, perché anche la partecipazione è una rabbia che viene espressa, insomma, e dobbiamo farla pesare. Ma come la facciamo pesare? Innanzitutto individuando bene, sono state fatte in tante altre occasioni, gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Allora, di fronte a questo, definire gli obiettivi e convocare, chiedere un tavolo di confronto
a partire dall'amministrazione comunale, che non possiamo vedere come una contrapposizione all'interesse della città. Chiedo scusa, non possiamo vedere, dobbiamo vedere tutti gli amministratori, il consiglio comunale, i rappresentanti della provincia, i rappresentanti dei sindacati. Non è possibile, per esempio, che ecco, i sindacati, così in generale, stanno all'interno delle organizzazioni, diciamo, degli ospedali, degli enti, insomma, della presenza dei posti di lavoro, però eventualmente discutono molto di più, sono molto più interessati di discutere, diciamo, i rapporti di lavoro interni e non come di interesse generale. Il problema dell'ospedale è sì degli operatori del settore e sono i primi, insomma, a essere e devono essere coinvolti, ma oltre loro c'è l'intera città, ci sta l'intera comunità dell'Alto Tavoliere, del Gargano. Se non è possibile che noi per alcuni interventi dobbiamo andare a Foggia, dobbiamo andare in altri luoghi, e lo sai pure tu, per cui quando si va a discutere, quando con che Piazzolla o chiunque sia, Piazzolla per noi è un punto di riferimento perché interviene nell'intero area, nell'intero settore, per tutto l'ospedale, e non può pensare che esiste solamente l'ospedale di Cerignola o l'ospedale altre realtà, oppure garantire, diciamo, ecco, l'afflusso di quelli che si ammalano ad altre realtà private. Noi vogliamo che funziona il nostro ospedale, quindi caro Piazzolla, non puoi solamente mettere un comunicato perché ci sta un sit-in e dire che provvisoriamente è risolto il problema. Devi confrontarti e vedere come insieme affrontiamo il problema strutturalmente, oggi per sempre. Eventualmente avremmo bisogno anche di un confronto molto più, diciamo, prolungato nel tempo, però oltre questo abbiamo bisogno di confrontarci sulle questioni concrete, al di là delle polemiche, perché le polemiche così possono ricavare qualche applauso nell'istante, ma non risolvono i problemi. Grazie. Siamo in chiusura ormai. Le cose più importanti sono state dette. Io vi ringrazio e chiedo pubblicamente questo tavolo di concertazione, se così si può chiamare, alla nostra amministrazione. E intanto preciso che io sono la portavoce di molte persone, quindi non sono io solo, io insomma sono qui a rappresentare tante persone che me lo hanno chiesto. Quindi noi chiediamo urgentemente un tavolo di concertazione tra la ASL, la Regione e il comune, e perché no anche col nostro ministro Speranza, perché non possiamo più aspettare. È vero che ci aspettavamo più gente, però come al solito armiamoci e partite, ma non fa niente, anche noi riusciremo a fare, spero, qualcosa. Ma la cosa importante è dare una data di scadenza, non facciamo questo tavolo, vediamo cosa dobbiamo fare, no, entro un mese bisogna avere, per esempio un mese, poi si deciderà bisogna dare urgentemente una data di scadenza a questa attività. Dobbiamo dire: tu entro 20 giorni, entro un mese ci devi dare una risposta. Non è più tempo di aspettare, è tempo di passare dalle parole ai fatti. Grazie. A presto, mi suggeriscono dalla regia. Thank you.